Ersilio Tonini, un autentico testimone della vita. Buongiorno, bentrovati nel cuore dei giorni, un'altra mattinata insieme. Vogliamo dedicarla a questo cardinale che ha servito la Chiesa lasciando un'impronta indelebile e diremmo anche carismatica. Buongiorno al nostro direttore Dino Boffo, bentrovato. Lunedì scorso una puntata dedicata a pochi giorni, a 8 giorni. Che ha avuto un grande successo come ascolto. Oggi siamo, diremmo, quasi ormai a 2 settimane dall'addio al Cardinal Tonini e io partirei subito da questa domanda. Perché tornare a riflettere sulla sua figura? Solo perché ha avuto successo? Solo perché lunedì abbiamo avuto tante telefonate? O dietro quelle telefonate c'è un senso? Beh, c'è certamente un senso, perché siamo davanti con il Cardinal Tonini a un personaggio unico nel suo genere, originalissimo, e che è entrato nel cuore degli italiani. Un vescovo che quando uno per età tende a mollare la scena, lui invece vi si issò. Lui o le circostanze della vita lo portarono a issarsi sulla scena del mondo, sulla scena dei media, e visse 20 anni di una notorietà unica, direi, rispetto al clero, alla gerarchia ecclesiastica. Divenne un personaggio amatissimo dagli italiani, è una persona familiare, una di quelle che tu fai accomodare nel salotto di casa e gli racconti la vita, perché sai di poterti fidare, chiunque tu sia, credente o non credente, perché ti conquista, perché è una persona autentica. Lasciò il governo attivo della diocesi di Ravenna nel 90, e aveva allora 76 anni, quindi secondo i canoni. I limiti di età. Ecco, il momento in cui lasciò la diocesi, come dirà, sentiremo in una clip, l'attuale arcivescovo di Ravenna, lui divenne famoso. Perché? Perché lui poté, libero dai impegni di governo della diocesi, poté dare libertà, espressione a quello che aveva accumulato dentro per una vita. E anche alla sua maturazione umana, alla sua maturazione cristiana. E il 91, per esempio, secondo me è stato un anno di svolta nella sua vita. Perché? Intanto nel 91 viene incaricato di predicare gli esercizi al Papa. Poi nel 91 torna in Brasile per l'iniziativa a favore degli indios a cui stavano espropriando pezzi del loro territorio dell'Amazzonia. Altra esperienza formidabile di cui ci ha parlato non a caso la Marina Corradi. Terzo elemento, comincia la sua avventura televisiva con Biagi e intensificò, io questo lo posso dire da testimone diretto, intensificò la sua attività da editorialista di Avvenire. Quando mi telefonava sul tardi mattina o il primo pomeriggio, ho un'idea dentro che mi inquieta, e cominciava a prendere forma e cominciava il suo tormento, perché lui non scriveva facile, cioè i concetti gli erano nitidissimi. Io gli dicevo sempre: Mirenza, lei deve scrivere come mi sta parlando. Invece aveva una scrittura tormentata e fino a sera tardi lavorava attorno al suo pezzo. Poi cominciò a intensificare la sua presenza nei media, non si rifiutava a nessuno. Nello stesso tempo, questo va detto perché sennò noi non capiamo che cosa è avvenuto nella sua personalità, nello stesso tempo, potendo più agevolmente disporre delle proprie giornate, io ricordo che Suor Paola, la sua fedelissima assistente, segretaria, figlia, amica, mi disse: sa, passa ore in chiesa davanti al Santissimo, perché, dice, devo farlo anche per quando non avrò più testa. Bellissimo. Come un tesoretto un saggio antico. Devo farlo anche per quando non avrò più testa. E
aveva intensificato il prendere appunti, questo diario dell'anima che adesso Sor Paola sta decrittando, perché la sua calligrafia, diciamolo con tutto rispetto, è quelle che le maestre chiamano calligrafie da gallina, sono illeggibili, e Sor Paola aveva questo dono. Cominciò a stare per ore in cappella in un dialogo ineffabile con il suo Signore, e questo traspariva. Nel 94, al compimento degli 80 anni, il Papa lo fece cardinale per meriti acquisiti, perché ormai era un personaggio pubblico e voleva metterlo significativamente più in alto, anche se lui diede tutta un'interpretazione sua a questa promozione, a questo dono che gli arrivò. Non è un onore in più essere chiamati Eminenza. Io la sento come una responsabilità in più. La gente intuì che era un cardinale prete, credibile, autentico, appassionato, aperto. Era un arco 99 anni, una vita, era il più vecchio dei cardinali del mondo. Era un arco riuscito, con le due piante ben piantate. Nella pianta di ieri e la pianta di oggi, era un arco riuscito. Bellissima questa immagine. Che sapeva tenere su di sé un peso enorme, il peso della trasformazione degli ultimi decenni, e sapeva dare un senso a quello che era avvenuto, sapeva decrittare quello che era accaduto, sapeva leggere il futuro con l'alfabeto del passato. I suoi amori erano la mamma, la mitica mamma Celestina, che insieme al papà Cesare gli hanno insegnato l'alfabeto fondamentale della vita e dei sentimenti, da cui lui non si staccò mai, e i giovani, e il futuro dei giovani, la crescita dei giovani, cioè il passato e il futuro, che si univano in un'arcata eccezionale che sapeva reggere l'interpretazione di questo tempo difficile e drammatico. Torneremo proprio su questi elementi, sul passato e sul futuro, ma se lunedì abbiamo approfondito insieme a voi il periodo Ravennate, lasciateci chiamarlo così, quando è stato appunto arcivescovo a Ravenna, oggi vogliamo fare un ulteriore passo indietro. Andare cioè a quando è stato vescovo a Macerata. È durato 6 anni, dal 1969 al 1975, ma in questi 6 anni non soltanto ha cambiato la vita pastorale di Macerata, ma è cambiato anche lui stesso. Chiamateci da Macerata se avete un ricordo particolare legato a lui, all'822-88-96, ma noi vi proponiamo subito il ricordo personale del suo segretario Don Enzo Buschi, che ricorda il cardinale Ersilio Tonini, allora vescovo, così. Io ero vicedirettore in seminario da un paio d'anni, e quando Monsignor Tonini venne a Macerata, e quindi ero presente anch'io la sera che fu accolto qui solennemente, prima sulla Piazza della Libertà e poi qui in cattedrale. E poi un mese dopo mi invitò appunto a andare con lui e a aiutarlo un po' come segretario. Lui era venuto in un momento così particolare anche per la nostra diocesi. Cominciavano già allora queste turbulenze, chiamiamolo così, a seguito del 68, che poi sono ancora anche qui un pochettino accentuate, anche se il nostro ambiente manteneva una tradizione cristiana abbastanza solida. Insomma, lui fu fin dall'inizio ammirato di questa tradizione cristiana che ha trovato qui a Macerata, con una ricchezza anche di umanità di cui era entusiasta. Colpì molto le prime parole con cui si presentò sulla piazza. Io ce l'ho qui sotto mano, mi piace ricordarle. Dice: eccomi, sono vostro a servizio della vostra vita. Vorrei aiutarvi a benedire la vita come un dono. È di questo che avete bisogno. Dove vi sarà da portare, mettere e risvegliare amore, lì mi troverete. Questa
È solo questa, la mia competenza e la mia dignità. Tale è il mio servizio ai piccoli e ai grandi. Non voglio essere un notabile, ma l'amico di famiglia, di tutta la popolazione. Quasi ogni mattina scendeva lì nella Basilica della Misericordia, che è proprio attaccata all'Episcopio. Lui aveva una porta interna che gli consentiva di entrare subito in Basilica, e lui si metteva lì, in genere dietro la Basilica, vicino al confessionale, disponibile anche per la confessione. Passava una buona ora al mattino con la recita del breviario, con la lettura della Bibbia o di testi dei padri della Chiesa. In particolare lui era molto legato a Sant'Agostino, quindi portava sempre con sé i testi di Sant'Agostino. Proprio un anno, quasi un anno dopo che si fu trasferito a Ravenna, se ricordo bene, era il 4 proprio di novembre del 76, mentre si svolgeva a Roma il primo convegno pastorale nazionale, era stato invitato dal Papa in udienza. Mi pregò, io andrei ovviamente volentieri, di accompagnarlo, quindi entrò subito in udienza al Santo Padre. Poi al termine mi invitò a entrare anche a me, salutai anch'io il Papa, pieno di gioia e ovviamente, e ricordo che nel congedarci poi il Papa disse a Monsignor Tonini: la ringrazio Eccellenza perché mi ha portato buone notizie. Sa, qui purtroppo arrivano le patologie della Chiesa per lo più, non tanto buone notizie. L'altro giorno, giorno dei funerali, ero presente anch'io, anzi ero andato a trovarlo la settimana prima, la vigilia del suo compleanno, il venerdì, e fu molto contento, ancora molto lucido, ricordava alcune cose di Macerata, perché ha conservato sempre nel cuore la realtà di Macerata, le diocesi di Macerata. Ripeteva continuamente, dice, il primo amore non si scorda mai. Fotografie inedite, per cui ringraziamo Don Enzo Buschi per averci aperto il suo cuore, ma anche appunto il cassetto dei ricordi. Come si fa in genere le foto delle udienze col Papa, no? Si tengono con gelosia. Diceva Don Enzo, non un notabile, ma l'amico di famiglia. Ecco, in questo c'è una congiunzione con Ravenna, no? Perché Ravenna disse, io vado, mi lasci il signor sindaco predicare il Signore e vivere la carità, per il resto sarò io a venire da lei come un cittadino diligente che ama la sua città. Certo. Io non sono, come arcivescovo non mi sento la persona più importante della città, sono uno tra i tanti che farà riferimento a lei per tutti i problemi e vedrà che io sarò leale e schietto, le dirò tutto quello che penso. E poi abbiamo visto dalle foto un giovane vescovo, anche pieno di grinta, sembrava di capire. Sai, quando lui fu fatto vescovo nel 60... Nel 69, era il 2 giugno, sì, per le mani dell'arcivescovo Malchiodi. Sì, vescovo Malchiodi di Piacenza, perché lui era originario di Piacenza. Era stato a lungo arciprete di Salso Maggiore, poi l'ultimo anno era stato fatto rettore del seminario, dopo pochi mesi fu colto ordinato dalla chiamata del Papa, e evidentemente lui era nel cuore di Montini, perché i primi concelebranti della sua ordinazione episcopale, come già notammo, furono due montiniani di ferro, Casaroli e Carlo Colombo, il teologo del Papa. Quindi, voglio dire, porta il marchio montiniano fin dall'inizio. E poi abbiamo visto nelle foto. Allora, abbiamo una telefonata che ci porta proprio a Macerata e vediamo di ricostruirlo da questo periodo insieme a Gabriella. Buongiorno, Gabriella. Buongiorno, grazie per avermi. Ecco, Gabriella, noi siamo come dire, desiderosi di ascoltare la sua voce, perché non c'era stato il tempo lunedì di approfondirlo, ecco, questo periodo a Macerata. Lei l'ha vissuto, il Cardinal Tonini, il Vescovo Ersilio Tonini,
Allora, ci racconti un po' di quegli anni. Ecco, per noi è stata una vera rivoluzione, diciamo, perché in quel tempo, era nel 69, ancora molto chiusa la via Oggi, prima non c'era tutta quell'apertura. Lui è stato veramente un vero pastore, come dice Papa Francesco, verso tutti, sempre disponibile, accogliente. Non c'era orario nell'episcopio, si poteva andare in qualsiasi momento per tutti i problemi, senza filtri, senza, ecco, molto molto. E quindi per noi è stata una vera apertura, non so, proprio sempre sempre aperto verso tutti. Certo. Non c'era difficoltà, se c'era qualche problema, disgrazie a volte, no, che succedono, lui era sempre presente con la sua anima di pastore, però e di padre, ecco. Certo. Era sempre. Io ricordo anche quando lui ha fatto l'ingresso a Ravenna, io ho organizzato un pullman per accompagnarlo con diverse persone, eravamo una cinquantina. Nella chiesa di Ravenna, quando all'ingresso oppure anche all'uscita, quando vedevamo le persone di Ravenna, dicevamo a tutti la fortuna che allora avevano e che noi oramai solo 6 anni avevamo potuto godere di questa presenza, di questo. Ma perché non vi rendete conto di chi sì. viene, ecco. Gabriella, per noi è stato... Certo, questo è chiaro, ma noi dicevamo prima, ascoltavamo prima Don Enzo che diceva per lui Macerata è stato come il primo amore, è vero? È vero, è vero, è vero. Cioè? È vero, lo diceva tante volte anche a chi quando ci si poteva incontrare, a volte lui è venuto, che non l'ha dimenticata mai Macerata, sempre gli è stata nel cuore, sempre, sempre. Io ero amico anche con una sorella. E lo stesso mi diceva, non ti dimentica la serata. Grazie sì, Gabriella. Sì. Però per noi è stata una mancanza. Immagino. Grazie Gabriella per questo ricordo che ci ha fatto fare un tuffo alla memoria proprio in quegli anni. Ma continuiamo a sentire le vostre voci. Andiamo da Don Egidio, che è parroco a Macerata. Buongiorno Don Egidio. Buongiorno. Eccoci. Siamo contenti di averla intanto al telefono. Don Egidio, proviamo a tracciare un ricordo anche pastorale del vescovo Tonini. Quei 6 anni fece veramente la rivoluzione, eh? Sì, io devo dire che allora ero giovanissimo seminarista. Ah, ecco. Era il tempo delle mie medie al seminario, ma ho un ricordo nitido, bello, del Cardinal Tonini. Sì. Ricordo in particolare quello stile di gioia, cioè quando veniva a trovarci era una festa. E stare con lui c'era questa dimensione grande di festa. Un'altra cosa che ricordo bene di lui era la semplicità con cui viveva il suo ministero, la sua vita. Questo certo. essere vicino a tutti, essere attento. Io ricordo questo bene pastoralmente. Quando succedeva qualcosa in una parrocchia, una famiglia, un lutto, lui partiva e si faceva vicino e pregava, e questo ha toccato i cuori proprio di tanta gente. Don Egidio, c'è un elemento che sì. ha fatto molto discutere anche le cronache al tempo, perché accadde che il vescovo Ersilio Tonini prese le terre, i terreni di proprietà sì. della diocesi e li dette ai contadini, no? Questo sì. fu un gesto in qualche misura nuovo per quei tempi. Se ne è parlato ancora di questa intuizione, di questo gesto. Come l'avete vissuto lì a Macerata? Ci sono posizioni, diciamo, diverse. Qualcuno avrà visto questo sapevo. Come un impoverire la diocesi, questo è chiaro. Sì. Posso dire, rileggendo la storia e anche condivisa da alcuni, che forse ha anticipato lo stile di Papa Francesco. E lì volevo arrivare. Una chiesa povera tra i poveri, esatto. Grazie Don Egidio, grazie per questa testimonianza, perché lo custodite nel cuore. Direttore, tocca cioè, a te. Cioè vedi, che lo dicano o non lo dicano i nostri interlocutori, tracciano di volta in volta, non solo oggi, ma anche lunedì scorso,
il profilo di un uomo, rubo le parole al nostro Pierluigi Vito, antisignano di Bergoglio, un Bergoglio ante litteram, non solo per i punti di contatto che ci sono tra le due biografie, la più evidente è il rifiuto di abitare in episcopio, cioè il rifiuto di abitare nella sede episcopale per eccellenza, anche con quel tanto di solennità che essa comporta, ma di scegliere un'abitazione feriale, per Tonini addirittura una casa di accoglienza di disabili, questo come abitazione normale a Ravenna, che fa venire in mente le scelte fatte da Papa Francesco, ma soprattutto essere per entrambi, l'essere cristiani è entrare in empatia con il mondo e con gli altri e con gli ultimi. Questo è il punto caratterizzante, la loro profonda sintonia. Ed è, se posso dirlo al Padre Eterno, ed è un peccato che egli l'abbia chiamato a sé per goderselo proprio nel momento in cui Papa Francesco ha cominciato a esplicare i suoi passi pontificali, perché secondo me ne avremmo viste di analogie e avremmo sentito il elevarsi il canto di lode di Tonini. E poi quelle scelte anche discusse avrebbero trovato oggi alla lettura odierna conferma e consolazione. Ma poi non dimentichiamo che lui queste scelte le fece negli anni, primi anni 70, ma poi a metà degli anni 80 arrivò il nuovo concordato e quindi tutte quelle scelte avrebbero trovato una consacrazione nelle scelte che 15 anni dopo avrebbe fatto tutta la Chiesa. Ecco perché ha ragione questo sacerdote nel dire ha anticipato i tempi. D'altra parte lui, figlio di contadini, come poteva essere il padrone di altri contadini? Certo. Viene in mente quello che dice Papa Francesco quando gli propongono di vestirsi con gli abiti che peraltro sono abiti che appartengono al protocollo pontificio e pontificale. Dice: non fatemi sentire ridicolo. Penso che anche lui abbia sentito questa sorta di disagio. E poi quella... figlio di contadini, non di contadini proprietari, certo, ma salariati. Salariati. Poi torneremo su questo argomento per chiederci se è davvero un impoverimento per la Chiesa o piuttosto un acquisire ricchezze, alla luce anche del Vangelo di domenica scorsa, ma andiamo avanti con i ricordi di Macerata. Questa volta ascoltiamo proprio le voci di un parroco, Don Giuseppe, che è parroco a Santa Maria in Selva, ma era prima a Passo Treia. Lui fu proprio spostato d'impero, potremmo dire, appena il vescovo arrivò, una scelta che gli sembrava incomprensibile. E invece poi ha capito che anche in questo Tonini aveva visto lungo, insieme a tanti altri ricordi che condividiamo con voi. Vediamo insieme. Mi è sembrato di perdere un papà. Papà perché? Perché il legame che c'era, il feeling tra questo cardinale, vescovo a Macerata, e Don Peppe era fortissimo. L'ultimo atto giuridico che lui ha fatto ha spostato Don Peppe da Passo Treia a Santa Maria in Selva. Siamo nel novembre 1975. C'avevo un po' di dispiacere di questo spostamento, venire in una piccola parrocchia. Poi forse il tempo ha dato ragione alla sua intuizione, perché la piccolezza del territorio mi ha permesso di fare mille cose. Ricordo soprattutto, ricordo le sue meditazioni, le meditazioni che faceva a un gruppo di giovani, diciamo a carattere vocazionale, diciamo così, ma molto ampio. E ricordo soprattutto dei motivi, che sono motivi che poi ricorrono spesso nelle omelie, nei discorsi di Tonini, anche nei suoi scritti. E devo ringraziarlo perché me li ha, diciamo, quasi scolpiti dentro con tanta dolcezza, ma anche con tanta decisione. A me sembrava che avesse la misura giusta per il tempo d'oggi, per riquadrare la carta d'identità del prete.
Io mi ricordo, lo ricordo molto volentieri, anzi, quella volta che inaugurammo la chiesa qui nel 1996, un mare di folla quando ci fu lui, insomma. Poi lo ricordo quando venne in fabbrica, io sono un artigiano nella nostra ditta, venne lì, riunimmo un po' di persone e mi colpì la sua semplicità con cui parlava a noi tranquillamente. E mi ha colpito anche la sua devozione alla Madonna, lui teneva molto alla Madonna, la chiamava la mamma di tutte le mamme. Un giorno passando ha visto che la famiglia stava trebbiando, ferma la sua macchina 8,50, mi pare celeste, si ferma, chiede se può, immaginate la gente elettrizzata per la visita di questo vescovo, si mette a scherzare con loro, si mette a mangiare con loro. Là per terra sul prato, dice no, eccellenza, no, stiamo qui, siamo tutti uguali. Dio è il Dio che ama, forse più voi che chi è in alto. Lui si trovava a suo agio più con gli ultimi, con i poveri, con i contadini, però dava lezioni di vita anche agli intellettuali. Io mi ricordo le trasmissioni che faceva in televisione sul Fatto Quotidiano, con Biagi, era un maestro di vita. Vorrei dargli un abbraccio a nome di tutti i parrocchiani che so quando gli volevano bene e gli vogliono bene. E ti dico, vieni ancora a farci visita. Ci commuovono le parole di Don Giuseppe, questo parroco che ricorda così il suo vescovo, lui che aveva forse anche digerito male lo spostamento, alla fine sente la mancanza proprio di un padre. Era un vescovo determinato, Tonini, a Macerata, che arrivò con un piglio forte, con le idee chiare, verrebbe da dire. Sì. Io ieri ho fatto un piccolo lavoro di scavo perché volevo documentarmi un po' anch'io in vista della puntata di oggi, e ho parlato con alcune persone che l'hanno conosciuto bene, hanno condiviso anche responsabilità, e mi pare di aver ricavato un profilo di questo genere. Era un uomo franco, sciolto nei movimenti, cioè per lui non valeva non valevano i moduli del vescovo classico. Lui si sentiva sciolto da questi moduli, audace, rapido nelle decisioni, un po' presenzialista, veemente, che poteva anche apparire con delle punte aggressive, ma invece era probabilmente proprio veemente, sentiva dentro quello che si doveva fare, senza diplomazia. Nel suo secondo episcopato, quello di Ravenna, secondo me, in base alle cose che ho cercato di capire, sulle quali ho ragionato ieri, è avvenuta una maturazione personale, e come spesso succede alle persone molto intelligenti e che vogliono alla fine piacere al Signore, ha approfittato del cambio di vita, di una nuova tappa di vita, di un nuovo scenario, un nuovo ambiente, nuovi rapporti da costruire, per liberarsi del calco antico ed essere, se possibile, se stesso ma migliore. Ecco perché a Ravenna troviamo una torsione, una nuova versione di Tonini, cioè più mansueto, dialogico a 360 gradi, accogliente con tutti. Ecco, era sempre lui maturato. Ma più maturo, ecco. Abbiamo scatenato Macerata, naturalmente, perché sono in tanti che ci chiamano, con ricordi anche commossi. Voglio andare dalla signora Elena. Elena, buongiorno, Elena. Elena, deve abbassare il volume del televisore, per favore, lo spenga. Ci ascolti solo Buongiorno. Allora, abbassi il televisore, Elena, ci ascolti solo dal telefono, ok? Buongiorno.
Sì. Abbassi il televisore, signora. Ecco, aspetti, io sono improvvidente. Adesso trovo il comandino. Calma. Ecco, l'ho abbassato. Bravissima Elena. Allora ci racconti di lei, tanto per cominciare. Ci stavi dicendo che è ipovedente, giusto? Sì, sono ipovedente, ho 85 anni. Ok. Prego molto, tanto. Adesso quando voi avete detto la frase che Monsignor, io lo chiamo sempre Monsignor Tonini, pregava per quando non avrebbe più potuto pregare, invece sono proprio vista. Comunque, quando venne a Macerata, ci abbracciò proprio tutti, e eravamo sempre tutti nel suo cuore. E lui, figlio di contadini, lo diceva sempre, no? Sì, sì. E appena venne la disposizione della fine della mezzadria, da noi era in uso la mezzadria, ha dato questa terra ai contadini, e non dico il bene che ha fatto a queste famiglie. Ah, sì? Perché, sì, proprio, e quindi lo ricordiamo. Poi, quando è andata a Ravenna, io sono andata con un gruppo a trovarlo, ci ha ricevuto appunto lì a Santa Teresa, in una stanzetta, e abbiamo parlato insieme come se ci fossimo lasciati il giorno prima. Poi ho avuto modo di ritrovarlo in montagna, che dove veniva a Cortina Incontra, perché io andavo, perché avevo avuto mia mamma che era malata di tubercolosi ossea. Sì. E almeno... E diciamo, c'è stato un incontro con Cacciari, due persone perfette, sagge, ricche di tutto, e ognuno è stato un colloquio pieno proprio, e avevano ragione tutti e due, dicevo io, però sono sicura che Cacciari cerca Dio, e Monsignor Tonini ha fatto molto per lui. E io sto pregando per queste conversioni. Grazie, sì, sì. Io insomma, quando mi vedeva, perché io gli dicevo, ah sì, mi faceva, Elena, e mi metteva, io sono piuttosto alta, lui era più basso di me, sì. Ma sai che mi metteva subito la mano sulla testa, sopra la mia testa, come se mi tenesse così con la benedizione, e me ne diceva mentre parlavamo. Bellissimo. Io adesso mi tocco qui sulla testa e sento la sua mano, la sua benedizione. Elena, un uomo ieratico, vicino a Dio proprio. E lui era sempre con Dio, vicino. Che bel ricordo, Elena. Elena, nelle sue preghiere ci ricordi anche noi. Ricordi anche noi. Lui aveva Cristo nel cuore e vedeva con gli occhi del cuore, e viveva e li metteva in pratica sempre. Amico di tutti, voleva bene a tutti, ha pregato per tutti e senz'altro è qui con noi. Un abbraccio Elena, grazie, un ricordo bellissimo, ha fatto bene a chiamarci sull'onda di questa emozione che si è scatenata nel suo cuore. Dobbiamo verità per lui aveva il passo della tenerezza, non dimentichiamolo mai. E questa parola ci ricorda qualcuno, la tenerezza. La verità per lui aveva il passo della tenerezza. Dobbiamo fermarci qualche istante perché, come mi insegna il direttore, c'è andiamo la... in pubblicità. Ma quando torniamo andremo a Ravenna da Suor Paola, infaticabile assistente, e dall'arcivescovo, e cercheremo di capire di più di questa eredità di scritti che il Cardinal Tonini ci ha lasciati, solo se restiamo insieme. A tra poco. Eccoci qui ancora insieme, buongiorno, le 9:44, rigorosamente in diretta. Il nostro ricordo va oggi ancora una volta al Cardinal Tonini. Stiamo ricordando, raccontando questa figura, se possibile, anche per capire che cosa può dire alla Chiesa in questi nostri tempi. E allora, vi avevamo promesso che andavamo a Ravenna da Suor Paola, l'andiamo ad incontrare col nostro Daniele Morini, che è l'autore dei servizi che avete visto. Allora, Daniele, non ti dico niente sui servizi perché ci sono molto piaciuti, però adesso ti vediamo in collegamento, quindi salutaci Suor Paola, ma raccontaci di più di questo ricordo che stiamo facendo in questi giorni. Daniele, a te.
Sì, ecco, buongiorno. Ciao Nicola, buongiorno, buongiorno anche al direttore e a tutti quelli che ci seguono da casa. Siamo tornati a Ravenna perché volevamo disturbare in qualche modo Sor Paola Pasini. Siamo all'Opera Santa Teresa, dove il Cardinal Tonini ha vissuto per quasi 38 per la precisione. Sor Paola ci aveva confidato, insomma, che lei stava lavorando a dei quaderni che aveva lasciato il Cardinale, vero Sor Paola? Sì, sì, sono quaderni personali, con scritti personali che non sono mai stati pubblicati. Non è un diario vero e proprio, sono riflessioni che lui fa, oppure lui racconta. Ha incominciato a scrivere quando era ancora parroco a Salsomaggiore, quindi era ancora giovane prete, e quando gli capitava qualche cosa che gli faceva molto bene, gli aveva fatto una buona impressione, così lui se lo scriveva, perché diceva: quando sarò vecchio e inebetito, queste cose mi serviranno a rinfrescare la memoria e a, come devo dire, alimentare di nuovo l'amore di Dio, che lui voleva che non si affievolisse mai. Tutta la vita del Cardinal Tonini, da quando era prete appunto, in 150 quaderni. A che punto è il suo lavoro, Sor Paolo? È molto indietro, perché ci vuole un gran tempo, la sua scrittura è quasi impossibile da decifrare, quindi tutto il tempo ci vuole proprio a interpretare la scrittura, è quello che sto facendo io, perché avendo lavorato per più di 30 anni con lui, ormai ho imparato a conoscere la scrittura e mi è abbastanza facile, ecco, però ci vuole un gran tempo, perché possiamo far vedere un saggio della scrittura. Sì, sì, mentre noi parliamo lo vediamo, credo, nelle immagini. Dovete sapere, Nicola, che insomma è quasi un lavoro di interpretazione, appunto. Ci sono frasi molto belle, anche molto toccanti. Allora, Sor Paola, vogliamo leggerne qualcuna? Il Cardinal Tonini è morto il 28 di luglio e ha lasciato cose bellissime proprio sull'incontro con Dio, ecco, nei suoi quaderni scrive di questo incontro spesso: dopo la morte ci guarderemo negli occhi, una cosa che mi ha colpito, Sor Paola, un'altra cosa che ci legge. L'ho trovato anche ieri mattina, quasi tutti i giorni trovo queste frasi che lui scrive pensando al momento, quando gli veniva in mente il momento dell'incontro con il Signore, lui proprio partiva e dice come sarà, cercava di immaginare, cosa che è difficile da fare, di immaginarsi come sarà l'incontro con Dio, cosa mi dirà per primo, cosa dirà quando mi presenterà padre, quando, e io che cosa gli dirò. Perché io lo conosco per sprassi, ma lui mi conosce bene, mi conosce dappertutto, mi ha fatto lui. Ma io invece lo conosco solo un pochino, e quel poco che conosco mi ha fatto innamorare di lui, che non vedo l'ora, lui non vedeva l'ora davvero. Di tanto è vero che noi anche nell'immaginetta che abbiamo stampato per la sua morte abbiamo scritto questo pensiero. Proprio una frase presa dai quaderni, sì, eccola qua. Proprio presa dai quaderni. Abbiamo scritto: quella preoccupazione per la salvezza dell'anima, ereditata da mia madre, si farà sentire anche là, alla fine della vita, e non potrò non esclamare: com'era vero tutto quello che ho creduto, come santo quello che ho amato e splendido quanto ho sperato, e come valeva la pena stare vigilanti in attesa dell'arrivo di lui a volto scoperto. Ecco, c'è proprio questo desiderio di incontrarlo, di vederlo, il Dio che ha accompagnato la sua vita per quasi un secolo, Sor Paolo, è vero? Ah, sì, 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 lui questo pensiero ce l'aveva fin da quando era molto giovane, perché ha fatto l'esperienza di scoprire l'amore di Dio, che era ancora un ragazzo, prima della morte della mamma. Doveva avere circa 17 anni lui quando è morta la mamma, che vediamo tutti quale concetto è rimasto, quale affetto è rimasto per la mamma. E già allora lui aveva fatto in seminario questa esperienza di sentire proprio, capire, cogliere il senso dell'amore del Signore per lui. E questo è quello che l'ha sostenuto sempre e che l'ha fatto diventare così diverso da tutta la gente che diciamo normale, perché lui era proprio diverso, ci credeva totalmente, pienamente proprio all'amore di Dio.
Ecco, dovete sapere, Nicola, che Suor Paola sta facendo questo lavoro in maniera tecnologicamente molto avanzata, perché i 150 quaderni non sono più qui, sono stati naturalmente impacchettati e, come si conviene per i cardinali, in questo momento non sono consultabili. Però avevano già fatto un lavoro, scannerizzare tutto, così Suor Paola apre una pagina per volta sul suo computer e li trascrive. Suor Paola, abbiamo un minuto di tempo, ecco, il rapporto con i Ravennati, prima abbiamo visto i Maceratesi, il rapporto con i Ravennati, lui era sempre disponibile per tutti, soprattutto per quelli più in difficoltà, l'abbiamo detto. Veniva ogni categoria di persone da lui, dai quelli più altolocati fino agli ultimi, ma lui la sua preferenza era proprio per questi ultimi qui, perché da lui venivano in modo speciale quelli che non trovavano ascolto da nessuna parte, andavano negli uffici pubblici, e venivano scaricati di qua e di là. Ecco, da lui veniva gente che non sapeva più dove sbattersi perché non aveva trovato ascolto e lui li ascoltava. Un ultimo pensiero, Suor Paola, abbiamo detto più volte, un grande pastore, un grande comunicatore, ma è vero che agli inizi, quando fu coinvolto da Biagi, ad esempio, per i 10 comandamenti, le chiedeva di pregare per lui quando andava in televisione, perché sentiva così il bisogno di avere un supporto? Quando è cominciato ad andare in televisione, cosa che per lui è stata del tutto inaspettata, non era calcolata, non era prevista, credo non ci avesse mai pensato proprio. Però ecco, Biagi l'ha buttato così in televisione e quando andava per le trasmissioni di Biagi, che andavano, registravano a Milano, e quando partiva dice: mi raccomando, prega, quando siamo per la strada, prega, perché ho paura. E lui non era abituato alle prediche al pubblico. Invece la televisione doveva concentrare in poche frasi e faceva fatica in principio a concentrarsi, poi gli tagliavano i tempi e non aveva finito di dire quello che voleva dire. Ma direi che poi c'è riuscito col tempo molto bene. Cioè, credo ci sia una domanda, Daniele, da studio. Sì, Daniele, Nicola. Nel ringraziare infinitamente Suor Paola, però brevemente, l'abbiamo intuito, però vorrei sentirlo dalla sua voce. Perché questi scritti sono così preziosi, secondo Suor Paola, per la Chiesa di oggi, questi diari? Ecco, quali riflessioni ci possono suggerire? Io posso parlare solo per quelli che ho scritto fino adesso, sì, che sono sì. Una quinta parte del totale. Quindi non ho letto tutto, non so quegli altri, ma ho già visto un po' come sono fatti. Ci sono... E lui spazia in campi vastissimi, perché non è che scrive solo la meditazione del mattino su una base prestabilita, ma una volta scrive commentando un incontro che ha fatto, un'altra volta scrive pensando cosa dirà ai sacerdoti al ritiro, eccetera. Un'altra volta invece fa un discorso personalissimo con il Signore davanti al Santissimo e lì si lascia andare, ed è in queste qui che soprattutto si lascia andare a immaginare come sarà l'incontro con il Signore alla fine della sua vita, e lì tantissime volte scrive di questo. Pensieri di quotidianità che possono essere utili per la quotidianità di tutti, credenti e non credenti, vero Sotto? Sono tantissimi, perché lui passa dalla filosofia, che inizia da Platone, e poi va fino alle notizie del giorno, a quello che succede, ai fatti del... per esempio, quando morivano ragazzi che tornavano dalla discoteca, le stragi del sabato sera, si è battuto come un leone per ottenere che ci fossero delle leggi più rigorose, che qualche cosa che impedisse a questi ragazzi di buttare via la vita così. E lui, c'è stata una volta una domenica mattina che ne sono morti 5 in una volta, in un unico incidente, e quella volta lì anche lì si scatenò proprio, ma non era ascoltato, non era ascoltato da chi poteva forse fare qualcosa. E ancora adesso le stragi sono diminuite di molto, ma purtroppo continuano ad esserci. Nicola, direttore, se avete altre soltanto domande. Un abbraccio, vero? Io direttore. Vorrei abbracciare Suor Paola, se Suor Paola me lo consente. È bellissima. Eh?
Ci penso io, direttore, grazie, per conto nostro. Grazie, Sor Paola. Grazie, Sor Paola. Ci ha fatto regali strepitosi. Davvero, davvero strepitosi. Abbiamo i brividi per... non vediamo l'ora anche di leggerli questi quaderni, ci vorrà tempo. Non voglio sbilanciarmi e non posso e non devo, quindi... Vediamo solo, speriamo di leggerli quanto prima questi quaderni, questi scritti. Ancora al telefono le vostre voci, andiamo a Ravenna e prendiamo al telefono Fabia. Buongiorno Fabia. Buongiorno. Eccoci. Dunque, io volevo ricordare il senso, del grande senso dell'umorismo del cardinale. È vero. Allora, una volta eravamo in un incontro e lui disse: le donne sono il sale della terra. Sì. È che io risposi che io ce l'ho per tutti, dico niente, troppo sale fa aumentare la pressione. Colesterolo. No, la pressione. La pressione, sì, e se aumenta la pressione diviene un colpo. Ecco. È che lui si mise a ridere, queste donne romagnole che ne sanno una più del diavolo. E io ho detto no, niente, io non sono romagnola, sono istriana. Ma quelle bene che le conosco. E poi dissi sempre: no, guardi eccellenza, mia nonna ha la sua età, però si sente stanca, non ce la fa più, si sente il peso degli anni. Sì. Si sente vecchia. Sì. E lui mi disse: di alla mamma che non si deve sentire vecchia, che non siamo vecchi, abbiamo solo degli anni. Ecco, bellissimo. Grazie, non Fabia. È stato prima di essere un gran sacerdote e un gran cardinale, è stato una grande persona, sarebbe stato un nonno splendido per i suoi nipoti. Un nonno. Se ne avessi avuti. Davvero. Un nonno splendido. Grazie Fabia, grazie per questi ricordi che ha voluto condividere anche con una concretezza legata proprio alla vita, alla quotidianità, che ci ha strappato un bel sorriso. Suor Paola diceva prima che queste frasi, no, che lui, su cui rifletteva sulla vita, sulla quotidianità, sono frasi che possono aiutarci ancora oggi. Allora noi abbiamo estrapolato un frammento da un'intervista che ci ha concesso nel 2005, qui venendo a TV 2000. Si esercita sul miracolo della vita, del nascere e dell'esistere. Sentiamo le parole del Cardinal Tonini. La nostra gente è ancora presa dal miracolo del nascere. Il nascere è ancora l'evento più straordinario. I padri e le madri sono gli uomini fortunati perché hanno visto comparire per la prima volta il mondo. Nato da te, ma non fatto da te. E ti appartiene lì, ed è una creatura che ha occhi che tu non hai acquistato, ha mani che tu non hai preparato, e poi cresce in maniera che tu ti lascia sorpreso quando comincia poi a parlare con dei sentimenti che ti lasciano da strabilio, i nonni, i parenti se ne trasmettono. E questo è qualcosa che nasce dentro senza la nostra, con di più, con questo in più, nel senso della creazione. Mia madre, quando ero piccolo, che crescevo, nelle preghiere del mattino, lei mi insegnava che voleva dire che io dovevo, appena sveglio, anche crescendo, dovevo vivere lo stupore che aveva provato lei vedermi nascere. E allora io sono cresciuto con questa idea. Ogni mattina, ho più di 90 anni, ma io non mi sono ancora abituato ad esserci. Anche svegliandomi ogni mattino, lo vado ripetendo spesso, fino alla noia. Io rinasco ogni mattina, mi vedo mia madre, salutiamo insieme la vita. Allora, quando incontro una persona, mi meraviglio che ci sia. Lo stupore della vita. Che cosa ci mancherà di più del suo sguardo sul mondo, direttore? Questa capacità di stupirsi, che credo sia, per così, il quadro che io davanti, quasi unica. A parte la riflessione, Nicola, che noi in questa nostra terra abbiamo avuto generazioni non scolarizzate, se non per la minimissima parte, la prima, la seconda elementare, ma che avevano una sapienza da accademici,
questi genitori di Tonini devono essere stati dei portenti, dei portenti, di una sapienza, di una saggezza, di una capacità di vivere, di interpretare la vita. Cosa lui attribuisce a sua madre e a suo padre si resta incantati. Questa madre che insegna il figlio fino a quando è adolescente a stupirsi della vita, a stupirsi della natura, del sole che sorge, delle piccole cose che accadono, il senso dello stupore che deve vincere su tutto, sulla tristezza, sulla malinconia, sul dolore, sui dispiaceri, ma su tutto lo stupore del vivere, lo stupore dell'esserci. Lo stupore dell'esserci, l'ultima sua battuta. Questo a me, credo, rimarrà di più. Lui è scomparso mentre proprio nell'attimo... Scusami, volevo anche dire una cosa. La sua è stata una pedagogia. Se potessi usare il termine anche nella sintesi dei suoi editoriali, che sarebbe bello raccogliere quelli su Avvenire, la sua è stata... una pedagogia, ma vorrei dirla con la parola greca, nessuno si stupisca, una paideia, cioè un'educazione profonda, un far nascere un'altra volta attraverso l'educazione le persone. La sua è stata una vera e propria paideia, che lui esplicava scrivendo, parlando, trasmettendo se stesso, facendo capire che bisognava uscire dal guscio e venir fuori belli come il Signore ci ha pensati. Ti stavo chiedendo prima, lui è scomparso proprio mentre dall'altra parte del mondo, a Rio, 3 milioni di giovani si stringevano a Papa Francesco, proprio durante la notte della veglia, tra il sabato e la domenica. È soltanto una coincidenza o anche questo dato storico ha un suo perché, se lo guardiamo proprio rispetto alla sua capacità di comunicare, di Nicola, parlare ai giovani. mi chiedi qualcosa che ha a che fare con l'economia divina, perché non si nasce a caso né si muore a caso. Certo, il Signore ha voluto regalargli questa combinazione, questa coincidenza, questo dato provvidenziale. È nato al mondo definitivo, è nato al cielo, quando i giovani della terra si ritrovavano insieme a Rio con il Papa, un Papa nuovo che tanto gli assomiglia. E è un dono, un ricamo, diciamo così, un ricamo della provvidenza. Bella l'immagine del ricamo della provvidenza, e poi magari l'idea di riprendere anche gli editoriali di Avvenire la lanciamo, perché è un ottimo suggerimento. Andrei allora proprio sul rapporto con i giovani, tra il cardinale novantenne e questi giovani a cui parlava direttamente, spronandoli anche alle responsabilità. Abbiamo una telefonata prima, andiamo a Piacenza allora dal signor Angelo. Angelo, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci. Piacenza che è praticamente la terra natia del cardinale Tonini, no? Sì, io, guardate, posso incominciare. Io ho conosciuto Don Tonini, io lo so sempre chiamato così, Don Tonini a 10 anni, quando era in vicerettore in seminario qui a Piacenza. Sì. Poi più tardi l'ho avuto come professore in quarta ginnasio, di professore di greco, latino, greco e italiano. Ah, che bello! Era di una cultura eccezionale. Sì. Una cultura eccezionale. Tant'è che si permetteva, cioè non si permetteva, correggeva i compiti di greco di sua sorella che frequentava il liceo classico Melchiorre Gioia. Una professoressa che si dava delle grandi aree, ma che era, mi scusi la parola, molto ignorante, perché si permetteva di correggere un professore che... Era eccezionale. Ma era severo? Sì, sì, era severo, però nel contempo indulgente. Cioè, più che professore, era, per conto mio, era un...
cercava di capire il giovane, tant'è che molte volte mi chiamava nel suo studio e chiacchieravamo lungo e mi chiedeva le mie aspirazioni, cosa volevo fare, eccetera, eccetera. Poi andiamo avanti, in tempo di guerra, no, e questo qui è successo, poi nel dopoguerra lo ricordo come un grande battagliero sul Nuovo Giornale con un anarchico del Partito Comunista, l'onorevole Crocchiati, faccio anche il nome perché ho assistito a molti dibattiti con lui, era in un duello, come dire, anche con cordialità, non portata a una inimicizia, ma era un colloquio proprio della natura di Don Tonini. Certo. Un altro particolare poi è stato scolaro alle scuole elementari di San Giorgio Piacentino con mio zio, cioè meglio, lo zio di mia moglie, che lui era del 14 ed era in quarto quinta, e mio zio gli diceva: ti sai, Silvio, se tu non mi fai i compiti quando vengo fuori te le suono ben bene. E loro, là, poverino mingherlino com'era, si adattava a subire queste, queste cose. È strepitoso. Angelo ci ha raccontato delle perle che davvero non speravamo di trovare stamattina. Ce ne sono altre delle cose. L'ultima, vi dico l'ultima, che sì, poi velocemente, per me è un ricordo. Sì. L'ultima per una cosa. Doveva venire a celebrare, già vescovo, doveva venire a celebrare a Piacenza in cattedrale. E è arrivato in ritardo, io ero in fondo al Duomo che l'aspettavo per salutarlo, e lui mi ha detto: non ho tempo, sono in ritardo, e nel mentre percorrevamo tutta la navata, tira fuori dalla tasca il berettino, come si chiama? Lo zucchetto. Lo zucchetto. E dall'altra parte della tasca, la croce pettorale, e via di corsa verso l'altare per vestirsi. Bellissimo, poi, sì. E lì, qui è il ricordo più bello che io ho. Quella semplicità, quel candore, quel sorriso che aveva sempre con la gente, quando io l'ho visto sull'altare, si è trasformato. Sembrava di vedere Gesù Cristo che celebrava la sua passione. È stata una cosa meravigliosa. Due cose che ricordo ancora. Al mattino, si ricordi? No, mi lascia finire. Sì. Al mattino diceva sempre, mi ricordo come mi diceva, quando mi sveglio dico sempre queste due cose: Signore, vi ringrazio di avermi creato e fatto cristiano, queste qui me le porterò per sempre. E in più la sua frase che andava ripetendo: un toque de pas e un evurisbae, l'altra parola non la ricordo molto bene. Comunque per me non sono mai stato capace di chiamarlo Monsignore o Eminenza. Un ultimo ricordo che è succeduto a Monsignor Prati il vescovo che mi ha 56 anni fa consacrato il matrimonio. E allora, Angelo, davvero ha inanellato una perla dopo l'altra nei ricordi. La ringraziamo con tutto il cuore per aver saldato gli aneddoti a questa profonda spiritualità del Cardinal Tonini sull'altare. E poi c'era un particolare, quello sui giovani, no? Che ci ha raccontato quando era professore, cioè che li ascoltava, chiedeva loro dei loro sogni, dei loro futuri, del loro futuro. È una domanda che abbiamo rivolto anche noi al Cardinale quando è venuto sempre qui in intervista. Sentiamo che cosa ci ha risposto a proposito del futuro dei giovani e della responsabilità della Chiesa sui loro progetti. Ascoltiamo. I nostri ragazzi trovano, i ragazzi che nascono e che crescono adesso, si trovano in una condizione splendida che noi non avevamo. Il nostro ragazzo, quando ero ragazzo io, dopo la terza elementare, cosa poteva fare? Andare a lavorare, diventava analfabeto di ritorno. Cosa sapeva della vita del mondo? Per fortuna c'era il padre e la madre, ma oltre a quello non ci andava. Adesso i nostri ragazzi acquisiscono la conoscenza del mondo intero, hanno la lingua inglese che gli consente già di parlare col mondo intero. Poi hanno questi eventi immensi, straordinari, pensate, ci trovano davvero con l'Europa unita,
Io dico spesso ai ragazzi, voi potete sposare e mettere al mondo i figli sicuri che non gli arriverà la catenella precetta che li manda al fronte ad ammazzare per non essere ammazzati. È una cosa, non ci sarà più guerra in Europa, è una fortuna immensa, no? Ma come facciamo a farglielo capire se i nostri ragazzi perdono la testa dietro alle veline o alle altre sciocchezze? Come facciamo? Qua in una scuola elementare e media di Ravenna, alla domanda alle bambine, cosa pensate, cosa desiderate diventare, la gran buona parte risponde, niveline. Allora, cosa c'è di fronte a questi grandi eventi che potrebbero dire a questi ragazzi, guarda che sei dal momento più fortunato del mondo? Certamente che no. Ecco perché allora io dico che la Chiesa ha un'enorme responsabilità. La Chiesa ha un'enorme responsabilità. Responsabilità, vedi Nicola, lui era un uomo anche leggero, un uomo che comunque andava incontro, che comunque accoglieva, comunque abbracciava, si era impegnato a vedere sempre anzitutto il positivo, questo lui me lo disse, sempre anzitutto il positivo della vita, delle situazioni, delle persone. Però quando parla dei giovani, nel momento stesso in cui vede le fortune in cui sono immersi, di cui forse loro non si rendono neppure conto, diventa anche austero. Cioè si rende conto che sono fortunati e nello stesso tempo fragilissimi. Ci vuole un et per mandare in frantumi la loro fortuna. E in questo è quasi severo. Sentiremo anche nelle clip successive, così do una chiave, possibile chiave, di interpretazione, cioè lui è preoccupato del crescere dell'uomo, la vita è crescita. Ragazzi, se non la interpretate così, se voi vegetate e vivete il giorno per giorno, sappiate che siete i peggiori attori di voi stessi, i peggiori protagonisti di voi stessi, vi fate solo del male. La vita è l'età del crescere. Pensare che lui l'ha interpretata fino a 99 anni, si cresce fino alla fine. Parole del resto attualissime rispetto invece alla cultura, no, che prende certo, sempre più piede. Ma tu pensa anche in riferimento alla guerra, ma qual è il giovane di oggi che fa questo pensiero? Certo. Io sono fortunato perché comunque in guerra non ci vado, e invece i nostri padri, i nostri nonni avevano questa paura, questa ossessione di essere carne da macello, certo. Essere liberi da questo incubo ci par poco. Ecco perché parlavo di un'arcata formidabile, perché lui si teneva ancorato al passato, un passato che non ha mai ripudiato, dimenticato, messo tra parentesi, e aveva l'arcata sul futuro. Ben l'altra. Saldo nel ben tempo saldo. Di oggi. Certo. Allora andiamo a Taranto, in provincia di Taranto, ancora le vostre telefonate all'800-22-88-96. Voglio solo ringraziare Maris e Giacomo che sono lì sopra, perché sono sempre vigili, attenti e ci seguono in questo viaggio che stiamo facendo questa mattina. Grazie ragazzi per il vostro prezioso contributo. In provincia di Taranto c'è Anna. Buongiorno Anna. Buongiorno. Allora Anna, il suo ricordo del Cardinal Tonini... È una cosa stupenda. Quando lo vedi in televisione ricordo sempre quel giorno, che fu una cosa incredibile. L'ho seguito in chiesa, poi andammo giù al santuario, abbiamo fatto una piccola processione e ci abbiamo fatto delle fotografie. Quando? Lui era compiuto 81 anni, fu nel 95 se ricordo bene. Ecco. Che cosa la colpiva di lui, Anna? Colpivo tutto. Io sempre, quando lo sentivo in televisione, dico, ma perché mettono sempre a Don Tonino a fare quei ragionamenti, sa, quando vede quei ragazzi un po' sbagliati, al tribunale, quando andano, dico, ma perché? E poi seguendolo ho capito che lui era un grande per i ragazzi, perché sapeva a fare parlare, certo. Grazie Anna per le sue parole, per averci chiamato. Mentre vogliamo tornare anche dal nostro Daniele Morini, che è sempre lì a Ravenna, proprio nei luoghi dove ha vissuto fino all'ultimo il Cardinal Tonini. Daniele, dove ti trovi e con chi? Raccontaci di più. A te. Eccoci, ciao Nicola.
Eccoci, ciao di nuovo. Ci siamo spostati, siamo tornati dietro la cattedrale dove c'è la sede dell'arcivescovato che vediamo alle nostre spalle. Fortunatamente una brezza abbastanza fresca ci accompagna a me e a padre Claudio. Lo avevamo visto nell'altro collegamento quando siamo venuti lunedì scorso, ma per motivi di tempo non avevamo potuto dilungarci e parlare con lui di un aspetto molto caro al cardinal Tonini, cioè quello del CEIS, questa realtà che lui ha voluto portare a Ravenna proprio per andare incontro ad una delle fasce degli ultimi, delle categorie dei più deboli e indifesi, in questo caso i tossicodipendenti. Allora, perché è importante l'arcivescovato, il luogo che abbiamo qui alle nostre spalle, nel raccontare questa vicenda, questa parte della vita del cardinal Tonini? È importante perché Monsignor Tonini ha sempre abitato a Santa Teresa e l'Episcopio l'ha dato ai tossicodipendenti, lo dette a noi del CEIS perché facevamo fatica a trovare la casa del rientro, cioè la casa dove i ragazzi, finita la comunità, potevano stare per rifarsi proprio una vita, quindi per cercare lavoro, avevano bisogno di stare in città, di avere relazioni e contatti. E Tonini disse: il Signore mi ha detto, quel palazzo cosa ne devi fare con tutte quelle stanze? E dette il palazzo proprio a noi del CES per poterci mettere dentro i ragazzi del rientro. Fu una commozione quando lo aprimmo con i genitori dei ragazzi. E lui tutte le volte poi la sera passava qui in Episcopio e si fermava a sentire i racconti, le storie dei ragazzi, a chiamarli per nome. Perché Monsignor Tonini ha sempre avuto attenzione ai volti e ai nomi della gente, non tanto alle situazioni che vivevano. Per lui non esistevano i tossicodipendenti, esistevano nomi, cognomi, storie di persone, di famiglie dietro, e lui si è sempre fatto in quattro perché la persona umana potesse avere la sua dignità. Tu, padre Claudio, sei legato al cardinal Tonini per il CEIS fin dall'inizio, tant'è vero che ti ha ordinato proprio lui negli ultimi anni del suo episcopato. Sì, mi ha ordinato lui, sono stato ordinato a Casale, a Rimini, e poi sono venuto qui con lui appunto per condividere con lui questa scelta degli ultimi. Ed è stato un percorso bello, io lo chiamavo il mio babbo appunto, perché c'è stata molta condivisione, molta strada fatta insieme, molto dialogo, molti progetti anche elaborati, molte attenzioni. E sentirsi prete di un vescovo così è stato davvero fantastico, anche perché sentivo che c'era la Chiesa, ma la Chiesa degli ultimi, la Chiesa che parte dalla base, la Chiesa che è in mezzo alla gente, e quindi un Vangelo incarnato dove Tonini ha cercato di mettere insieme le parole e le azioni. E che è la prima grammatica della giustizia, ha legato il cielo con la terra, non è stato mai astratto, un uomo molto, molto concreto, anche se molto, diciamo così, riservato, ma ha sempre messo davanti la sua faccia e soprattutto la sua umanità. Tu ci hai parlato del tuo babbo, Tonini è un tema ricorrente, è stato padre per molti, almeno molti lo consideravano tale. Una piccola curiosità, è vero che lui festeggiava i suoi compleanni, li ha festeggiati quasi tutti proprio coi ragazzi del CEIS? Sì, era una consuetudine, lui faceva il compleanno con noi, veniva a pranzo con i ragazzi, perché era il suo momento per stare insieme alla sua famiglia, sentiva che era rimasto in fondo un parroco, e quindi con il suo contatto con la gente, specialmente con i giovani, Tonini aveva molta fiducia nei giovani, e in un momento come questo è bene ribadirlo, e cioè si parla molto dei ragazzi, si parla molto dei giovani, tutti si preoccupano dei giovani, pochi se ne occupano, Tonini è stato uno che se ne è occupato, e c'è stato accanto, ed è stato il babbo e il nonno della comunità, e i ragazzi quando lo vedevano gioivano, addirittura non sapevano neanche come chiamarlo, qualcuno lo chiamava appunto sua granditudine. Ok, padre Claudio, allora a proposito del papà, del padre, ma anche del pastore, vediamo cosa ci dicono l'attuale vescovo di Ravenna e il vicario che fu accanto anche al cardinal Tonini appunto. Si è dato e si è speso in modo così pieno come sapeva fare lui, appassionato e anche con impegno, intelligenza, ha provocato tanti cambiamenti, ha fatto iniziative, attività che moltissimi ricordano ancora, alcune delle cose che lui ha fatto esistono ancora e producono ancora
grandi frutti. Nel suo arrivare ha avuto un'attenzione particolare alla gioventù, ha cominciato a fare incontri, a congregarli, a chiamarli dalle varie parrocchie. Dopo un po' mi ha chiesto di curare, coordinare la pastorale giovanile, che è stato poi il primo incarico diocesano che mi è stato affidato. Così ancora il gusto della sua semplicità nel fare ste cose e l'attenzione immediata. Molti lo ricordano per il suo modo di essere, di fare, il suo tono, la sua capacità di dialogo, la vicinanza ai lontani e anche, devo dire, per l'attenzione alla vita sociale della città. Siamo subissati da questo calore umano. C'era una cosa che però mi ha accompagnato con simpatia, che era una disponibilità senza limiti. A volte quando lo sgridavamo noi da Ravenna, anche il suo segretario che non è di Ravenna, lui diceva: se il Signore mi manda la gente si vede che avrà un'idea. Al mondo esterno alla Chiesa è apparso soprattutto il comunicatore. Paradossalmente è diventato più famoso, chiamiamo così, come comunicatore quando ha smesso di fare il vescovo, perché così hanno potuto ascoltare un pastore convinto, convincente, forte, ma nello stesso tempo anche simpatico e disponibile, pronto al dialogo con chiunque senza porsi troppi problemi. Eccoci, siamo di nuovo a Ravenna in diretta e siamo davanti all'Episcopio. Abbiamo visto appunto il terzo successore del Cardinal Tonini, Monsignor Lorenzo Ghizzoni, e il vicario Don Alberto. Torniamo con Padre Claudio. Quando nell'86 arrivò il Papa, proprio pensando al CEIS, che cosa disse a Giovanni Paolo II il Cardinal Tonini? Il Cardinal Tonini alle 8:30 di mattina dentro il Duomo di Ravenna presentò i ragazzi al Papa con una semplice frase: Santità, le presento i tesori della Chiesa di Ravenna. E questo fece emozionare tutti, proprio perché Tonini aveva fatto una scelta e sentiva che i suoi tesori erano proprio chi faceva fatica, chi arrancava, chi aveva bisogno di essere accompagnato, di speranze di futuro. Ecco, questa i tesori della Chiesa ravennate è una bellissima espressione. Siamo in chiusura, Padre Claudio, lanciamo un appello, perché il CEIS, come tutte le organizzazioni di volontariato, non vive in buone acque. Che sta succedendo e quale aiuto voi vorreste chiedere? Appunto, siamo in un momento anche di difficoltà e di bisogno di rilancio del centro, di strutture che dobbiamo anche rimettere a posto, come manutenzione. Penso a Via Cavour, che è la struttura che ci ha dato Tonini, e quindi io vorrei lanciare un appello a tutti coloro che possono aiutarci a rivolgersi magari al numero 0544 36 044 o 0544 50 17 36 per poter darci una mano, per continuare quest'opera di Tonini, per fare in modo che il Vescovo Ersilio continui con le sue idee, con la sua spiritualità a camminare sulle gambe degli ultimi. Grazie Padre Claudio, ecco, ci uniamo a questo appello, perché davvero il CEIS è uno dei frutti più belli del Cardinal Tonini. Se non ci sono domande, la linea torna a Roma. Grazie Daniele, soltanto grazie infinitamente a Padre Claudio e a te per il lavoro splendido che avete fatto questa mattina. Chiedo a Giacomo e a Maris di trovarlo magari il sito del CEIS di Ravenna, così lo facciamo vedere, mi sembra doveroso, perché è un appello che ci ha toccato. Lo mettiamo in sovrimpressione, lo vogliamo far vedere un attimo, così il numero di telefono. Esatto, così a casa magari riescono a prendere nota. Ci sembrava importante i tesori, questi ragazzi sono. Ne presento i tesori della Chiesa ravennata. Basta, cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire? Certo, appena abbiamo il sito lo facciamo vedere, perché ripetiamo, è davvero un'attenzione dovuta. Andiamo a Brescia, in provincia di Brescia. Un'altra telefonata, Don Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, illustrissimo, buongiorno. Addirittura, illustrissimo sì. È lei. Allora, certo. Don Giuseppe, il ricordo sì. Del Cardinal Tonini, no? Quale sì. Il suo personale? Il mio personale, nel 1995 concludevamo le feste quinquennali dei santi compatroni Vincenzo Vittorino e Chiara, e dopo un anno e mezzo di esposta siamo riusciti ad avere la presenza del Cardinal Tonini. Fu un evento grandissimo, perché era la prima volta che il Cardinale veniva in Brescia e che di qui nella mia parrocchia sui 3.000 abitanti fece davvero
non soltanto una messa in grande, poi anche la processione, ma il discorso che ha fatto dopo 2 ore e mezza durata la funzione, con la processione, scioglieva la processione per i malati, per i bambini, ma il grande messaggio che ha dato era proprio questo: prepararsi a un incontro storico della Chiesa nel mondo di oggi che si sta cambiando, soprattutto nell'integrazione con tutti gli immigrati, cioè, e che portavano una nuova religione, la musulmana, e ebbe a dire a noi tutti, e anche i genitori, i bambini che erano presenti: dovete innamorarvi di Gesù, perché quando vi chiederanno conto chi è Maometto, chi è Buddha, voi rispondete: noi siamo di Gesù e innamorati di Gesù. E fu davvero un messaggio molto grande, tenendo presente proprio tutte le evoluzioni che dal 1995 sono venute in poi. Noi ancora oggi nella nostra parrocchia abbiamo anche celebrato la messa quando il Signore l'ha chiamato in paradiso, per ringraziarlo del bene immenso che ci ha fatto. Grazie. È stato di una, sì, è stato veramente una presenza grande, di grande entusiasmo, di calore enorme che aveva lui per suscitare le famiglie a dare una risposta sempre più concreta sulla via della fede. Poi siamo andati nella fede e lui ci ha portato tanta voglia di poter diventare cristiani autentici, testimoni, perché i martiri Vincenzo Vittoriano sono stati testimoni romani. Don Giuseppe, e siamo stati veramente colpiti dalla sua presenza, da tutto quello che ci ha dato, e ancora oggi nelle famiglie vedono la cassetta che abbiamo fatto per quella grande evento. Sì, sì. Don Giuseppe, un abbraccio infinito per quello che fate, per ciò che siete, per questo ricordo che ha voluto condividere. Ha fatto bene, insomma, a gettarlo nel nostro programma, perché siete voi che state dando forma a questo ricordo. Vogliamo adesso, abbiamo il sito, ragazzi, su, ce l'abbiamo fatta, così lo facciamo vedere nel frattempo, dopo. Allora, andiamo prima al ricordo finale, potremmo dire così, lo anticipavi prima, direttore, il senso della vita, secondo le parole del Cardinal Tonini. Una riflessione che attraversa le generazioni, chiama in causa i ragazzi, i più grandi. Ascoltiamo. Lo stupore di esserci. Ascoltiamo le parole del Cardinal Tonini. Noi vorremmo che ogni giorno che viene fosse migliore dell'altro, ed è un sogno un po' ingenuo, anche ingenuo, perché non è vero che il tempo di domani sarà migliore di quello di oggi. Per un po' di tempo può essere peggiore e poi tornare meglio, insomma. E che bisogna aiutare noi stessi a far fronte a qualsiasi ricordo, qualsiasi evento che ti capiti. Questa sta la forza umana. I genitori dovrebbero essere quelli che aiutano i figli a prepararsi al futuro e rendersi conto che ogni difficoltà che incontri è un superamento di un altro. Il ragazzo deve sapere che è preparato ad essere uomo, insomma. E la donna, la bambina, deve essere una donna. Perché a una certa età bisogna testimoniare. Il mondo che ci circonda non è appena un mondo che ci circonda per proteggerci, ma anche per metterci in difficoltà. Siamo in difficoltà. Tutti i giorni è una difficoltà in più. Il tempo è fatto apposta per formare l'uomo, per farlo crescere. E questa è una grande cosa. Quel che importa è non tanto la preoccupazione di quel che deve succedere nel tempo, nello spazio, ma dentro di te. Il ragazzo deve chiedersi: chi sono io, cosa faccio io, quel che ho fatto, quel che non ho fatto, giusto o non giusto. Il compito dei genitori non è rimproverare, ma aiutare a riconoscere se stesso. Questa è la grande cosa. Questa era la saggezza dell'ultimo Tonini, un'intervista che ci ha concesso proprio a poche settimane dalla sua scomparsa. Che dire, direttore? Penso che non sia sfuggita la consapevolezza dell'uomo circa la legge anche dura della vita. Cioè, lui era un uomo appassionato del futuro, e un futuro del quale non si preoccupava se avrebbe fatto parte in terra. Però era innamorato del futuro. Però non aveva una visione illuministica del futuro.
Cioè andiamo verso il futuro in maniera ineluttabile, sempre meglio, no? Andiamo verso il futuro, ma l'andare verso il futuro può essere fatto da zig e zag. Si va avanti e poi si torna indietro. E quando dice aiutare noi stessi a far fronte a qualunque evenienza, perché non è detto che il domani sia meglio del ieri, non è detto che quest'anno andiamo in ferie quando lo scorso anno non ci siamo stati, non è detto che il prossimo anno cambieremo la macchina perché quest'anno ci siamo tenuti quella vecchia. Cioè questa capacità di capire che la vita è fatta anche di imprevisti e che comunque si va avanti, ma si va avanti in una logica superiore, non negli interessi personali. Ecco, questo considerare il tempo come il dono che Dio ci ha dato per crescere, già lo dicevo prima, secondo me questa è l'eredità dell'educazione di Tonini. Quello che io mi porto dentro, avendo avuto l'enorme fortuna di conoscerlo, di frequentarlo, di parlarci a lungo, lunghissime telefonate, però dentro mi è rimasta questa sua voglia di futuro non ingenua. E con questo ricordo chiedo soltanto ai ragazzi di dare futuro al nostro Cardinal Tonini, alle sue opere, con il numero che ci riporta Ravenna. È vero, ce l'abbiamo adesso il numero. Come no, anche un'indicazione. Vai. In realtà web, perché è sufficiente andare sul o cercare sui motori di ricerca Centro Ravennate di Solidarietà CEIS Ravenna, oppure andare sul sito dell'arcidiocesi, esatto, di Ravenna Cervia, dove è possibile trovare le indicazioni. Infatti ci riporta poi ad un link, basta cliccare che si apre un'altra pagina dove ci sono tutte quante le informazioni, e soprattutto scorrendo verso la fine ci sono anche i numeri di telefono che potete vedere. Anzi, ve lo ricordo perché adesso si vede un po' in piccolo: 0544 36044, oppure chiedendo di padre Claudio 0544 50 17 36. Grazie Maris, grazie Giacomo, grazie al direttore. Questo è il nostro ricordo del Cardinal Tonini.